Bene. L'ultimo ospite di stasera è un uomo che fece venire la bava alla bocca a Forlani. È con noi Antonio Di Pietro. Grazie senatore di essere qui questa sera, per me è molto emozionante, devo dire la verità. Io ho seguito religiosamente all'epoca il processo Enimont e la sua vicenda politica, la sto seguendo veramente perché l'Italia è un paese che... È la prima volta che vedo facce nuove, sono giovani quindi non li conosco, per definizione. Brr, un minuto di terrore, mamma mia, ok. L'Italia è un paese un po' birichino, nel senso che esalta a un certo punto la sua storia come eroi delle persone, per motivi giustificati, e penso a lei, alla vicenda di Tangentopoli, eccetera, e poi improvvisamente li relega in un dimenticatoio strano, no? Però fa sempre così la curva. Esatto, e quindi, ok. Quindi voglio dire, c'ho solo da risalire. Io mi sono stupito molto del fatto che i democratici a giugno del 2000, improvvisamente l'hanno come espulsa, cosa è successo lì, come... È perché l'avevano chiamato, l'avevamo chiamati Asinelli, invece sono Somarelli. qual è il vero motivo? Molto semplice. Io quando ho cominciato a fare politica ho pensato di doverlo fare per contribuire a un ricambio generazionale della classe politica, certo. Detto in dipietrese. Sì. Facce nuove. Sì. Sono andato in Parlamento e mi hanno detto: tu oggi o voti Amato o sei fuori dal movimento. Indovini cosa ho fatto? È fuori dal movimento. Sono mica scemo. Perché ce l'ha con Amato? No, poverino, lui... Anzi, no, poverino non lo è. Vede, un giorno, una volta, lui era presidente del Consiglio. Sì. Quel giorno, Craxi si mise intorno a una stanza, ai suoi, l'abbiamo vista anche l'altro giorno un po', qualcuno da porta a porta, il suo amico. Sì. Si è messo lì. Un mio amico. No. Ti diceva di Amato, siamo nel 90-91, presidente del Consiglio, c'è la stangata di Amato, che stava raccontando questa cosa. No, una cosa molto seria. Che periodo era? Il presidente del Consiglio, tra le tante qualità caratteristiche che ha, sì, ha anche quello del pubblico ufficiale, cioè colui che, venendo a conoscenza di un fatto, deve andarla a riferire alla magistratura se è penalmente rilevante. L'allora Bettino Craxi, mise in piedi, insieme ad altri, parlò di un'operazione che poi si rivelò un atto di delegittimazione bella e buona. Lo dicono le sentenze, quindi stai tranquillo che non ti frequereranno. Secondo il responsabile di quello che dice, quindi io sono tranquillissimo. Ah, solo per questo sei tranquillo. Scarica barile pure. Ne trovassi uno che dice, andiamo avanti insieme. Tutti quanti armiamo, c'è partito. Vabbè. E allora, anche lui c'era quel giorno. Se fosse andato al più vicino commissariato a riferire ciò che stava accadendo, probabilmente molte cose sarebbero cambiate nel nostro paese. Io non sono uno che non vuole dimenticare, non sono un nostalgico del passato. Ritengo che chi ha rappresentato quella classe politica, lo ritengo a differenza dei politici attuali, è bene che si metta un po' da parte. A me pare, invece, guardando tutti questi cartelloni che ci stanno invadendo il nostro paese e vedendo tanti personaggi che si stanno proponendo come nuovo, a volte pare di essere tornata alla Procura della Repubblica. Vede, l'anomalia sta solo nel fatto che si continua a pensare che ci possa essere due giustizie, per il povero Cristo e per il potente di turno. Io ritengo che un paese normale è quello che permette all'innocente di essere assolto e al delinquente di andare in galera, sia se si chiama Pinco Pallino, sia se si chiama Padre Eterno. Sono d'accordo, è giusto? È giusto? Questi giorni vediamo... Quest'acqua perché? Prego, per lei, prego. Ma è sempre quella birra? No. Molti dicono nell'ulivo, attenzione, se si vota Di Pietro si danneggia l'ulivo. Invece è l'ulivo che deve danneggiare l'ulivo, giusto?
Rifletteteci su questo. Rifletteteci su questo. Sai come si chiama in codice penale tutto questo meccanismo? No. 640. Colui che con artifici e raggiri induce in errore, in questo caso l'elettore, facendogli credere di mantenere ciò che non mantiene, commette a mio avviso un reato politico. E colui che non lo denuncia e ci sta per convenienza, commette un reato di correità. Siamo tutti colpevoli allora? Politico. Perché andrei a votare un io. In generale, no? Cioè, accettiamo questa stato di cose, siamo tutti colpevoli stando questo... C'è un'alternativa. Ok. Non accettare la logica del partito preso, del voto tappandosi il naso, ma andando di volta in volta nel territorio e vedere quelle persone che lo meritano. Io personalmente, sapete cosa ho fatto? Senza pensare che da una parte o dall'altra sono tutti cattivi, no, ci sono persone validissime da una parte e dall'altra, quindi vanno il consiglio che io mi sento di dare. E mi sento di darla anche rispetto al movimento politico d'Italia dei Valori con cui io mi presento alle elezioni. Non guardate i simboli, nessun simbolo. Non guardare i simboli. Guardare le persone, la loro storia personale, il loro curriculum. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, noi abbiamo fatto un lavoro di questo genere. Sul nostro sito internet si trova i nostri responsabili, i nostri candidati, con a fianco il nome, cognome, l'indirizzo, il telefono, tutto, con a fianco non la faccia di fatti, il fard, là, tutta quella cosa lì, con a fianco il curriculum. E il numero di telefono, ecco, in modo che ci possa essere un contatto diretto. Guardate questi e gli altri e decidete secondo coscienza, ma informandovi su chi sono, perché altrimenti in nome del partito preso, poi dovete andare a rivotare tanti personaggi che oggi li trovate di qua, domani li trovate di là. Oggi vi dicono una cosa e domani vi dicono un'altra. Si dice che in politica ci vuole la mediazione, sì, ma c'è il limite della decenza, no, altrimenti senz'altro. È vera questa cosa, questo episodio che le è capitato al Pantheon recentemente, la domenica, se non erro, lei ha visto al Pantheon un arrottino e lei si è avvicinato dicendo vuoi sapere un trucco per arrotare bene queste cose, perché lei ha questa esperienza, anche, ha fatto tanti lavori, no? Eravate in Germania, eccetera. È vero, in Germania ho fatto il best Schleifer Rai. Che cosa vuol dire? È una cosa importante. Io mi sentivo importante quando tornavo a casa. tornavo a casa, è vero, io avevo una vecchia Escort, tornavo a casa, si usava ancora quelle cose. L'emigrante aveva sempre queste macchine un po' con le pelli sopra. E allora quando mi domandavano che fai? Il best Schleifer Rai, queste ragazze, tutti mi guardavano, ammazzavo. Era il pulitore di metalli. Pulitore di metalli, lavoravo in una fabbrica che si facevano forchette, coltelli, cose di lusso, facevano anche roba d'oro, eccetera. Tant'è vero che noi ogni volta che entravamo potevamo entrare come ci pare, ma quando uscivamo c'era una cosa doccia fredda, tutti nudi, certo. Perché visto mai che con la polvere, certo. Qualche cosa oro, usciva certo. Fuori. Ecco. Ed è vero, l'arrotino l'ho imparato, ho imparato a lucidare i metalli in Germania, ma soprattutto l'arrotino l'ho imparato a fare nella vita, perché dare una limatina ogni tanto a tanti modi di fare politica ora, o a tanti modi di cercare di prendere in giro a chi interrogavo quando facevo il magistrato, o cercare di fuggire quando facevo il poliziotto, io sono sempre stato un po' arrotino nella vita. Abbiamo qui un arrotino vero, sul serio, vede, con la bicicletta e con la cosa. Ah. Mi piacerebbe vedere Di Pietro che dà delle dritte, prego. Delle dritte no. Lei è il signor? Zoppo Seggio. Salve. Piacere. Ben arrivato, salve. Le presento il senatore Di Pietro. Ecco qua. Senatore. Bravo, non ti emozionare. No, non sono emozionati, no. Io ho saputo di questo episodio, ho detto voglio verificare questa cosa. Quindi adesso vediamo questa, allora, questa cosa simpatica. Come funziona, esatto. Vai. Ah, lo faccio io? Sì. No, faccio. Ti devo fare. Non ti voglio rovinare la. No, non ti preoccupare. Fai partire. Quale di questo volete? Scusate, ma lui che taglia? Quale preferite? Sì, però bisogna andare in bicicletta. Sì. Allora. Bisogna pedalare. In anteprima satiricum, sì. Di Pietro, il senatore Di Pietro, arroterà una lama. Vedete?
La cosa su cui bisogna stare attenti è di dargli il giusto verso, se no t'arroti, non arroti. È tutta lì la differenza. Allora, per farvi capire, e se voi fate caso, il problema si pone sia a destra che a sinistra. Vedete? Se io a destra, vedete, io adesso tengo la destra e arroto qui, va bene? E va bene perché, vedete, gli do il senso e allora non devo tenerle sempre allo stesso posto, altrimenti mangia. Allora, cosa vuol dire? Che anche a destra bisogna poi accontentare un po' tutte le istanze. Ecco, vede? Se invece sto a destra e mi accoppio e faccio un ragionamento da quest'altra parte, lo giro, non lo faccio io perché sono... Però lo avverto agli altri. E così la stessa cosa anche agli altri, vedete? Va bene, me la passa? Mi dà la sufficienza. Grazie. Una metafora politica. Provare per credere. Ma è amica mia lei, sì. Grazie. Grazie, grazie senatore. Grazie. Dandovi. Io sono di Roma. Ma di Roma, no. Però è Sant'Elena. Provenienza è Sant'Elena. Hai visto? Perché avete sentito cosa ho detto io? Gli ho detto una parola in dialetto. Dandovi. Perché questo è un mestiere tipico di una certa zona. E lui dice, io sono di Roma, poi ci ha ripensato, no, però mio padre viene da Sant'Elena. No, papà era, anche papà è di Roma. E chi è da Sant'Elena? Mio nonno, mamma. Grazie. Grazie, buonasera. È stato con noi il senatore Antonio Di Pietro. Grazie. C'è un invito...